Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che di sabato sera si ritrovano a registrare per la seconda volta un video news della settimana, perché in fase di montaggio del primo, della durata di ben 14 minuti, si sono resi conto che molto saggiamente il computer aveva deciso di non registrare l'audio. E quindi, con tutta la felicità e la calma del mondo, tenendo dentro tutte le bestemmie, siamo di nuovo qui a fare due chiacchiere su quelle che sono le novità della settimana in ambito action figures in scala 1 a 6 e non solo, e in particolare di Hot Toys. Hot Toys che questa settimana ha fatto un paio di annunci, quindi non tanta roba, ma annunci abbastanza pesanti. E in più rimanete fino alla fine del video perché andremo sul Colosso dei Nerd per vedere un pezzo che è stato annunciato proprio oggi, sabato, da Flashpoint, un nuovo Deadpool, una nuova versione. Quindi cominciamo adesso con il primo annuncio, ovvero quello di Hot Toys tratto da Deadpool e Wolverine X-23. Hot Toys non ci ha fatto aspettare tanto da quello che è stato il tease che ha fatto forse un paio di settimane fa o settimana scorsa, non ricordo bene, in cui appunto annunciava che avrebbe iniziato una wave dedicata alla resistenza, quindi resistenza composta da X-23, Elektra, Blade e Gambit, che è stata accolta con pareri discordanti, chi non gliene frega assolutamente nulla se non di Blade, chi invece è molto entusiasta. Io sono un pochino nel mezzo, nel senso, questa X-23, poi staranno scorrendo le immagini, interpretata da Daphne Keen, che guardate che head sculpt meraviglioso, mi interessa, ma anche no, nel senso non lo trovo un annuncio wow, è bellissima, adesso ne parleremo. Non lo trovo un annuncio wow, un must have almeno per la mia collezione. Lo trovo più un annuncio per chi vuole, appunto, è molto appassionato di Deadpool e Wolverine e vuole tutte le doll di quel particolare film. X-23, Daphne Keen, bellissima questa Hot Toys per quanto mi riguarda. Già possiamo vedere il corpo in silicone, quindi seamless, senza articolazioni in vista. Una tecnologia che per fortuna sembra essere diventata la normalità, almeno per determinati tipi di doll, e sono molto contento perché era ora. Come vedete anche un sacco di altri dettagli, mani intercambiabili, doppia scultura per i capelli. Hot Toys ultimamente ha dato modo di far vedere quanto sia migliorata nella scultura dei capelli realizzati in plastica, quindi abbiamo di due tipi. Uno, sempre mossi questi capelli di Daphne Keen, però mossi però in una posizione più rilassata, quelli sulla destra, invece più adatti a pose di combattimento o comunque pose dinamiche, quelle sulla sinistra. E davvero la resa, almeno da questo prototipo, da queste foto, sembra eccezionale. Poi ovviamente il pers con gli occhi, quindi, che possono essere girati in modo individuale l'uno dall'altro, mi sembra che questa, anche se è un'altra tecnologia affermata ormai da un paio d'anni, se non sbaglio. E vediamo anche una differenza con Wolverine, 27 cm di altezza per X-23, ovviamente un pochino più alto Wolverine. Un resoconto finale con appunto questo singolo head sculpt con occhi che possono essere girati, doppia acconciatura per X-23, lo zaino, mani sia senza artigli che con gli artigli di adamantio, che troviamo anche sugli stivali, e poi una base diorama abbastanza interessante che vediamo anche qui con le varie fiammelle, molto carina questa base diorama, ma soprattutto l'elmo di Juggernaut, il che potrebbe far ben sperare, magari Hot Toys ha intenzione di fare anche Juggernaut in futuro, o è solo un elemento per questa basetta, non si sa. Deadpool e Wolverine, ragazzi, è una grande vacca da cui poter mungere e da cui Hot Toys mungerà tantissimo, perché può veramente fare di tutto, la qualunque, dalle varianti di Deadpool alle varianti di Wolverine a personaggi primari, secondari, terziari, può fare veramente di tutto, quindi possiamo aspettarci qualsiasi cosa da questa Hot Toys, da questa azienda che conosciamo tutti benissimo e soprattutto da un film del genere. Due specifiche al volo: Movie Masterpiece 781 per X-23 di 27 cm di altezza, 28 punti di snodo, uscita fine 2025, inizio 2026, ultimi tre mesi, primi tre mesi più o meno
Avremo qualche paio di mani intercambiabili, abbiamo visto lo zaino, abbiamo visto la base diorama, abbiamo visto un pochino tutto, ragazzi, quindi non mi ci soffermo più di tanto. Andiamo invece al secondo annuncio, che secondo me è quello ancora più importante, che riguarda Arcane. Arcane, che è il fenomeno del momento, è il fenomeno dal punto di vista dell'animazione ormai da diversi anni, dopo la prima stagione vincitrice di Emmy, premi, qualsiasi cosa. Anche questa seconda stagione, che purtroppo, ragazzi, ancora io non ho avuto modo di vedere perché non ho avuto tempo, ma sembra promettere benissimo, me ne stanno parlando tutti strabene, e quindi questa doll di Jinx non poteva arrivare nel momento più giusto. Una doll di Jinx che è richiesta ad Hot Toys da tanti fan, sia in Oriente che in Occidente, ormai da tantissimo tempo, dopo che Hot Toys, appunto, ha acquisito la licenza di League of Legends, ha già fatto un paio di doll a tema Kai'Sa e Ashe. Con questa Jinx, quindi andiamo a, non dico chiudere il cerchio, ma andiamo ad implementare una collezione già bellissima, e questa di Arcane ci voleva. Una Jinx che è, secondo me, bellissima, una Jinx che prenderò sicuramente per chi è affezionato ad Arcane e il personaggio mi piace tantissimo. Non è stato facile secondo me andare a riprendere quelle che sono le fattezze del viso di Jinx, perché Arcane ha un'animazione un po' particolare, con degli effetti particolari, eccetera. Infatti, secondo me ci riesce in parte, ci riesce con il volto di destra, questo, quello un po' più serio, è davvero bellissimo. Ma ci riesce un po' meno, secondo me, con questo, con quella smorfia un pochino da psicopatica che ha Jinx, perché sappiamo chi ha visto Arcane almeno che ha almeno un paio di personalità. E secondo me, appunto, ci riesce un po' meno, tant'è che questo viso, infatti, è ancora in fase di approvazione da parte di chi fornisce la licenza a Hot Toys. Per tutto il resto vediamo un body secondo me molto ben proporzionato, così come il colore della pelle, almeno a vedere queste foto, poi ritoccate o no, non lo so, ragazzi. Capelli che sono scolpiti e sono molto felice, non mi sarebbe piaciuta una versione artisan, ve lo dico, su un personaggio del genere, con le trecce che sembrano essere cablate, quindi possiamo posizionarle come ci pare per le pose che ci pare. Il body è seamless anche in questo caso, quindi niente articolazioni in vista, ottima cosa anche questa. Quello che mi preoccupa un pochino è le armi che erano la cosa appunto che mi dava un po' più di preoccupazione anche quando ci fu il tease, quando si vedeva la Jinx da dietro, perché sono delle armi molto elaborate. Secondo me sono realizzate benissimo. Adesso i dettagli nello specifico, ragazzi, dovrei vederli con Arcane da una parte e questa doll dall'altra. Però non è facile, secondo me, fare Fishbone e nemmeno la Gatling. E qui mi sembra che ci siano riusciti perfettamente. L'unico mio dubbio è per uno come me che posa senza basette e senza supporto, se saranno abbastanza leggeri, cioè quel giusto compromesso fra leggerezza, diciamo, e elaborazione dell'arma, che permetteranno appunto a Jinx di averli entrambi in questa posa senza l'utilizzo del supporto. Intravediamo anche una basetta molto carina, sembra essere esagonale con il nome di Jinx e questo stile un po' pazzo con vari colori psichedelici che si rifanno molto al personaggio. E vi dicevo appunto anche il resto delle armi, abbiamo anche la pistola, la granata, qui vediamo più nel dettaglio il Gatling e Fishbone mi sa che si vede soltanto in quella foto, ragazzi, non mi vorrei sbagliare, facciamo dare un'occhiata veloce, mi sembra di sì. Comunque qui vediamo ancora meglio gli Headscult, sono bellissimi, anche questo è molto bello, per carità, però secondo me non è proprio a cercare il pelo nell'uovo, non è proprio esattamente come la vediamo in Arcane. Anche qui si vede Fishbone in un'altra posa, mentre appunto viene utilizzato da Jinx. Comunque, molto hypato per questa doll e spero, ragazzi, che annunciano il prima possibile Vi, altra protagonista assoluta di Arcane, ovviamente. E magari chissà se faranno anche altri personaggi. Jinx TV Masterpiece 137 di 27 cm e mezzo, quindi mezzo centimetro più alta di X23, 28 punti di snodo, anche lei uscita ultimo trimestre del 2025, primo del 2026. Non vi sto a leggere tante altre cose, ragazzi, perché più o meno abbiamo visto qui
quelle che sono quello che ci sarà nella scatola di Jinx, almeno per il momento. Bisogna sempre vedere se questa faccia quindi viene approvata poi da chi dà la licenza e quindi se magari subirà dei cambiamenti oppure meno. Fatemi sapere voi, ragazzi, che cosa farete con questa Jinx. So che tanti già l'hanno preordinata sul Colosso e tutto, quindi sono contento perché è una bellissima doll, secondo me, e vale la pena acquistarla. Veniamo poi a quello che è l'annuncio, siamo sul colossonet.com, di Flashpoint Studio, che lavora senza licenza. Io non conosco il brand, non so come lavora, anzi ragazzi, se voi avete qualcosa o se lo conoscete, scrivetemelo qui sotto nei commenti e fatemelo sapere, perché è stato annunciato proprio da Flashpoint questo Deadpool, il Deadpool Cowboy, una delle sue varianti che secondo me è fantastico. Oddio, vi ripeto, dalle foto sembra figo, poi non so come lavori Flashpoint, quindi non so giudicare. L'unica cosa che ha detto Flashpoint che mi piace è che sia il gilet che i pantaloni da cowboy sono in pelle vera. Per il resto, ragazzi, niente di particolare, è un Deadpool come ne abbiamo visti tanti altri. Ci sono i due revolver invece che le due Desert Eagle di Deadpool, il cappello da cowboy, la bandoliera con le munizioni e che per chi effettuerà il preordine, bonus questi artigli di Wolverine che ormai sono gettonatissimi dappertutto. Troviamo gli artigli di Wolverine come accessorio. Come vedete, essendo senza licenza, c'è una basetta che lascia un po' il tempo che trova. Stivali curati, almeno non so se saranno realizzati in plastica o in pelle. Sinceramente, non credo. E per il resto, ragazzi, direi che ne vale veramente la pena, soprattutto per il prezzo, perché parliamo di 189 euro su ilcolossonerd.com. Quindi una doll del genere a questo prezzo, se Flashpoint lavora bene, questo ditemelo voi, io la prenderei senza nemmeno pensarci. Siamo invece sul Colosso, sempre per vedere gli ultimi arrivi, quindi le ultime novità. Abbiamo questo fantastico Buzz Lightyear, la nuova serie di SH Figuarts, quella su New, A New Hope con Obi-Wan Kenobi, e le nuove action figures sul Signore degli Anelli, Frodo e Gollum, a 69 euro, e poi ci dovrebbe essere anche Aragorn a 80, anzi a 78 euro. La nuova SH Figuarts anche di Luffy, da One Piece, dalla saga di Egghead, tanta altra roba tra cui anche Pokémon, Figuarts Zero di Goku con Bulma in onore del 40° di Dragon Ball, quindi questa ragazzi è un'altra chicca, il cammello senza Marco Rossi da Metal Slug 3 della Tunshi Studio che ha fatto tanta roba da tema Metal Slug e sono tutte bellissime raga, dategli un'occhiata. L'1 a 12 di God of War, altra release a sorpresa che ho visto proprio oggi. Bellissimo anche lui, in scala 1 a 12, ripeto, l'Eneca del Silenzio degli Innocenti di Hannibal e di Chainsaw Massacre del 50° anniversario. I prezzi poi di X-23, 289, raga, è un prezzo direi più che accettabile, ottimo, e poi 189 abbiamo già visto Deadpool di Flashpoint. Ora ragazzi, come vi dicevo, è la seconda volta che registro questo video, spero stavolta di essere stato più breve, ma non credo perché di solito non ci riesco mai. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutto questo, spero che usciranno il prima possibile gli annunci anche del resto della Resistenza, magari fosse un annuncio a settimana, cioè magari la prossima settimana potremo vedere Elektra o potremo vedere Gambit o Blade, secondo me Blade lo lasceranno per ultimo. Però spero appunto che questa wave della resistenza continui perché è molto interessante, e così come quella di Arcane, perché non vedo l'ora di vedere Vi e gli altri personaggi, anche qui secondo me un pochino ci sarà da aspettare. Ditemi se prenderete una delle due, tutte e due, cosa pensate di questo Deadpool, che sono molto curioso. E per il resto, ragazzi, mettete mi piace al video se vi sono stato utile, se vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e vi volevo ricordarvi che oggi pomeriggio, se questo video uscirà a mezzogiorno, se non ci sono altri intoppi, alle 2 potrebbe uscire un video con una novità, una collaborazione particolare con altri ragazzi di YouTube, altri amici. E quindi ragazzi, se vi va, date un'occhiata anche a quel video, è un video molto breve di circa 4 minuti in cui vi spiego una cosetta, nulla di particolare. Per il resto ci vediamo ai soliti appuntamenti, ai soliti unboxing, ai soliti video in settimana
e non mi resta che augurarvi buona domenica e buon inizio di settimana. Ciao ragazzi, a presto!